La tragedia del Titanic è una delle pagine più tristi e drammatiche della nostra storia. A detta dei costruttori, nemmeno Dio sarebbe stato in grado di affondarla, ma non avevano fatto i conti col suo senso dell'umorismo e il viaggio inaugurale di questa nave leggendaria si concluse 4 giorni dopo la sua partenza, quando il 14 aprile del 1912, per cause che probabilmente resteranno per sempre irrisolte, l'urto con un gigantesco iceberg fece colare il Titanic a picco che, nell'arco di poche ore, si inabissò a 4.000 metri di profondità nell'Oceano Atlantico, portando con sé 1.518 persone delle 2.223 imbarcate, tra passeggeri ed equipaggio, e che tutt'oggi riposano in fondo all'oceano. Goblis Interactive ha preso spunto da questa tragedia per sviluppare il loro gioco, Titanic Space Between, che non solo vi farà rivivere le terribili ore in cui l'acqua fece breccia nello scafo, ma in più, durante la fuga, bisognerà fare i conti con una presenza terrificante che vi darà la caccia. Esatto, una storia horror inserita nella tragedia del Titanic. La storia si svolge in epoche differenti, partendo addirittura dal futuro, circa 100 anni avanti rispetto ai giorni nostri, saltando indietro fino al giorno del disastro. Seguire la storia richiede particolare attenzione, perdere uno solo di questi passaggi tra epoche significherebbe ritrovarsi a non capire cosa stia succedendo. Ecco perché ho deciso di aiutare gli sviluppatori con la traduzione in italiano che, a breve, dovrebbe essere aggiunta al gioco. Si giocherà nei panni di diversi personaggi e l'obiettivo è quello di ritrovare una ricercatrice mandata indietro nel tempo ore prima della tragedia, per cercare informazioni su una presunta passeggera del Titanic la quale afferma di avere più di 300 anni. Durante la spedizione però si perdono le tracce di Diane e sarete voi a dover tornare indietro per recuperarla o trovare indizi sulla sua scomparsa. Ed è qui che inizia tutto. Durante il viaggio indietro nel tempo qualcosa va storto, perché sareste dovuti arrivare sul Titanic 24 ore prima dell'incidente, e invece, pochi minuti dopo dall'inizio del gioco, l'acqua fa breccia attraverso le caldaie e la nave inizia le sue ultime fasi. L'obiettivo, quindi, diventa quello di fuggire dalla nave, ma porte chiuse, strade sbarrate e fantasmi faranno di tutto per rallentarvi. Storia affascinante e al tempo stesso terrificante, ed è sicuramente il punto di forza di questo gioco. Passando al lato tecnico, purtroppo, oltre ai fantasmi, compaiono i limiti e i grossi difetti. Gli ambienti, per quanto possano essere ricchi di elementi, hanno un livello di dettaglio molto basso a causa delle scarse texture, così come le mani dei vari protagonisti. Anche la presenza che vi dà la caccia, dopo averla incontrata un paio di volte, piuttosto che incutere terrore, vi farà provare una sensazione di disgusto a causa dei bassi livelli di dettaglio e modellazione del personaggio. Durante la vostra avventura incontrerete anche altri passeggeri, con i quali non si potrà interagire o toccare, realizzati con una qualità tanto bassa da sembrare anch'essi dei mostri terrificanti, con animazioni e movenze esilaranti. Per quanto riguarda la gestione di luci e ombre, in alcuni casi la luce della torcia proietterà le ombre dinamiche di tutto quello che investe, perfino delle proprie mani, mentre in luoghi più aperti non avrà alcun effetto, né sugli oggetti, né sugli ambienti. Se cercate un'esperienza fotorealistica, Titanic Space Between è un titolo dal quale stare ben lontani. Se invece siete più orientati su un gioco con una storia intrigante, misteriosa e ben scritta, buon livello di enigmi da risolvere e ambientazioni claustrofobiche, con richiami storici alla vera tragedia del Titanic, questo è un gioco che potrebbe incontrare i vostri gusti. Tra i pregi, una storia fuori dal comune, articolata e incalzante, senza troppi ritmi morti e inutili lungaggini, tanti enigmi da risolvere per poter proseguire, genere horror che non punta a spaventare il giocatore ma a mantenere un costante stato d'ansia. Tra i difetti, un pessimo comparto grafico e tecnico in generale, interazioni ridotte all'osso e molto imprecise, presenza di molti bug ancora da risolvere. Vi lascio a un breve gameplay di Titanic Space Between. Trovate il link per l'acquisto col 25% di sconto nel primo commento. Grazie per la visione completa, like, iscrivetevi e continuate a seguire attivando tutte le notifiche. Da Ben è tutto. Ci vediamo alla prossima. Yo ho, marmaglia. Now at what point were you actually displaced? The last thing I remember was this man.